Buonasera a tutti e benvenuti nel canale allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Come prima cosa volevo ringraziare di cuore tutti. Grazie mille, Wagyu, il mille non è a caso. Grazie per aver l'obiettivo raggiunto, 1.000 iscritti, Wagyu. Da 2 o 3 giorni è cambiato tutto, è cambiato tutto. Abbiamo raggiunto 1.000 iscritti, Wagyu. Mangi raccontando per salire, non è cambiato proprio niente. Comunque vi ringrazio di cuore e ora vi parlerò di qualcosa a cui ci tengo tanto. Parliamo di ornitologia in live. Che cos'è ornitologia in live? Vabbè, prima di parlare di ornitologia e live, volevo fare un grande saluto al mio amico Erjaguar83, vado a ricordare questo nome, Erjaguar83. Comunque, torniamo a noi. Che cos'è ornitologia e live? Beh, ornitologia e live è un canale creato insieme all'amico Francesco per mettere a disposizione la nostra esperienza riguardanti l'allevamento, il mantenimento e degli uccellini. L'idea nacque con lo scopo di diffondere la nostra passione verso chi si stava avvicinando a questo mondo. Quindi da parte nostra mettiamo tutta la nostra esperienza e dico e sottolineo nostra esperienza. Quindi organizziamo live, parliamo di uccellini e diffondiamo. Ripeto, la nostra esperienza non è una verità assoluta, ma è frutto della nostra esperienza. Io da parte mia allevo da 25 anni uccellini esotici, Francesco alleva forse anche lui da 25 anni, anche se per un breve periodo ha interrotto l'allevamento, fringillidi e canarini. Quindi diciamo che siamo quasi al completo. Mancano gli insettivori, ma mi sto avvicinando io pian piano. E beh, che dire? Facciamo delle live, organizziamo live, parliamo di uccellini, invitiamo amici alle live, anche solo per pubblicizzare i loro canali. Cerchiamo di portare dei contenuti che possono aiutare tutti. E che dire, se qualcuno è interessato alla live ci può scrivere sia su YouTube Ornitologia e Live o sia alla pagina Facebook Ornitologia e Live. Noi abbiamo fatto spesso collaborazioni con grandi amici, di cui per motivi di privacy non faccio nomi, ma se andate su Ornitologia e Live troverete le nostre live con questi amici. E niente, chiunque è interessato può contattare o me o Francesco Ergiaguaro o scriverci sulla pagina Facebook Ornitologia Live o addirittura scriverci su YouTube. Ciao, Francesco Ergiaguaro. Seconda cosa, volevo realizzare uno special proprio per i 1.000 iscritti raggiunti, dove creare un video dove praticamente mi presento un po' meglio ai miei 1.000 iscritti e dove cercherò di spiegare tutte le specie allevate e le mutazioni a disposizione. Poi il video sarà messo in evidenza, quindi chiunque abbia voglia di conoscermi anche in futuro andrà a vedere il video. Ho pensato di realizzarlo a 1.000 iscritti perché realizzarlo a 10 iscritti era un po' un video messo lì, ma non ha lo stesso effetto di quando hai 1.000 iscritti che vogliono conoscerti. Quindi è solo legato al fatto di essere un po' cresciuti, quindi di farmi conoscere un po' meglio a chi mi segue.
cercherò di realizzarlo a breve e di mettere esclusivamente foto del mio allevamento perché per non incorrere in problemi di copyright. E quindi cercherò in qualche modo di realizzarlo nel più breve tempo possibile. E niente, quindi sarà realizzato a breve questo breve video. Poi un'altra ideuccia, quella di realizzare dei video, diciamo, documentari sulle specie che allevo. Quindi su ogni specie cercherò di realizzare un piccolo video, anche se realizzare piccolo video su una specie è abbastanza riduttivo. Però vediamo se riusciamo a fare qualcosa per ogni specie allevata, per far capire un po' le problematiche di ogni specie e per far capire un po' come si allevano. Ad esempio, stamattina un mio iscritto mi ha chiesto delle vedove domenicane se fossero difficili allevarle. Beh, le vedove domenicane non sono difficili, ma dico di più, difficilissime. Sono parassiti e praticamente depongono le uova, preferiscono gli astri di Sant'Elena, ma non è detto che depongano nei nidi di astri di Sant'Elena, anche perché il pattern buccale del piccolo di Sant'Elena è simile al piccolo di vedova e quindi si confonde, diciamo, si mimetizza perfettamente insieme ai piccoli Sant'Elena. In più, le femmine di vedove mangiano l'ultimo uovo deposto dal Sant'Elena e depongono il nuovo, l'ultimo uovo. Non so come facciano, ma vanno a mangiare proprio l'ultimo uovo deposto. Quindi, ragazzi, cercherò di realizzare video del genere e spiegare tutte le peculiarità di queste piccole specie che allevo. Beh, Wagyu, siamo arrivati alla parte più difficile, sperando di non dimenticare nessuno. Vabbè, parto con i saluti e i ringraziamenti. Ringrazio di cuore i 1000 iscritti, veramente sono emozionato. Non credevo mai di raggiungere questo obiettivo, anche perché il progetto YouTube è partito 4 anni fa, ma per gioco, io ho detto apro il canale YouTube per diffondere la mia passione, giusto? Se arriverò a monetizzazione oppure arriverò ai parametri che ti permettono la monetizzazione, bene, infatti non ho ancora raggiunto e non mi interessa al momento, però il mio obiettivo è quello di diffondere la mia passione, che consiste nell'allevamento di specie esotiche. Beh, che dire, saluto l'amico Ergia di Ornitologia in Live, saluto gli amici del gruppo WhatsApp di Ornitologia in Live, saluto un grazie di cuore veramente all'amico Vox che mi ha accettato nel suo gruppo nonostante avessimo interessi completamente diversi e veramente mi sento in una famiglia dove mai una discussione, mai nulla di nulla. E infatti saluto anche tutta in family. Grazie di cuore per avermi accettato e non so se è doveroso fare tutti i nomi di in family perché sono veramente tantissimi. E gli voglio veramente bene. Grazie di cuore a tutti voi per aver contribuito a raggiungere l'obiettivo 1000 iscritti. E che dirvi, voglio bene. Ciao, voglio.